The Mikan Shanghai è stata un'operazione veramente epica per quanto riguarda non solamente esso cazzaturifici e quindi l'ex Anci, ma direi il settore cazzaturiero italiano, non solamente italiano, perché abbiamo portato 251 imprese da oltre 15 paesi in un territorio complesso, in una città enorme come Shanghai per la prima volta. L'abbiamo fatto nonostante la competizione di altre organizzazioni, sia straniere che anche nazionali, e siamo molto contenti di essere riusciti a imporre all'attenzione dei media e all'attenzione dei buyers, soprattutto perché abbiamo chiuso con oltre 6.000 presenze, che è un ottimo risultato, 4.500 imprese individuali e direi soprattutto aziende e strutture con tantissimi punti vendita, perché abbiamo incontrato in realtà con 1.700 punti vendita come Golden Lion di Canton o altre 700-800 punti vendita. Una molteplicità di incontri, anche perché avevamo avuto la possibilità di mettere in contatto le imprese espositrici non solamente con negozi, department store e negozi anche di strutture di distribuzione, ma anche con investitori, anche con produttori che hanno a loro volta catene di negozi nel quale mixano prodotti di propria produzione e prodotti internazionali. E quindi direi che è stato un risultato positivo, pur con tutte le difficoltà, in un paese molto lontano, molto difficile, una città cosmopolita ma che ancora ha bisogno di tante cose, tra cui anche quella di una manifestazione internazionale come il MICAM Shanghai. L'esperienza più importante che le imprese hanno portato a casa è quella rispetto alla Cina della molteplicità delle opportunità, e quindi molti hanno portato non solamente prodotti ma hanno portato idee, spunti, stimoli, progetti finanziari, perché è questo quello che ci hanno spiegato i consulenti con i quali abbiamo lavorato in apertura. E quindi le aziende hanno affrontato il The Mikan Shanghai non come un'altra manifestazione, un'altra fiera, ma come una fiera specifica che sia un'opportunità sicuramente anche di fare qualche ordine, perché qualche ordine è avvenuto, ma soprattutto di portare idee, prodotti e stimoli in questo paese. Cose che abbiamo imparato a fare meglio, sicuramente l'aspetto delle relazioni con la forza lavoro a tutti i livelli nel momento di installazione degli stand, perché vogliamo nel tempo riuscire a portare un'immagine anche di livello alto, quindi qualche cosa faremo sicuramente meglio rispetto al passato, così come abbiamo molto imparato nei flussi di accesso dalle varie porte di manifestazione. Ma soprattutto credo che la lezione che tutti abbiamo imparato, imprese, organizzatori e altre realtà, è che Shanghai ha un ruolo molto importante per la Cina, ma anche un ruolo molto importante per l'Asia. Poco meno del 9% dei visitatori sono provenienti da Corea del Sud, Giappone, naturalmente Indonesia, Thailandia. Quindi su Shanghai sono puntati gli occhi di tutti i buyers principali a livello asiatico. E l'altra cosa che abbiamo imparato è che non tutte le persone che sono venute al MICAM Shanghai sono persone che già ci conoscevano al MICAM o al MICAM di Milano. Quindi la scommessa che noi avevamo, cioè quella di attirare ulteriori buyers verso Milano, credo che possa essere vinta, perché abbiamo veramente stimolato la curiosità da parte di questi operatori su una parte di offerta, perché stiamo parlando di 250 imprese sul totale delle 1.600 che espongono a Milano. E quindi questa è proprio la strategia che Asso Cazzaturifici aveva in mente. Asso Cazzaturifici è un nome nuovo per l'associazione dei calzaturieri e di chi produce, perché proprio in quel ficere latino vogliamo riportare la vera entità e la storia e la tradizione dei produttori italiani. Quindi soci di Asso Cazzaturifici sono le imprese produttrici, però abbiamo anche voluto cambiare un po' rispetto alla storia che amiamo, alla quale siamo molto legati, del nome Anci, sul quale penso ancora per molti anni avremo tanti che avranno difficoltà a passare al nuovo nome, perché avevamo un problema di comunicazione sia verso la società dei comuni, l'associazione dei comuni, l'Anci, che ha molte più risorse di noi e quindi qualche volta se andiamo in sovrapposizione abbiamo difficoltà, ma anche verso l'Ance, i costruttori edili che fanno parte del mondo Confindustria. E poi volevamo anche dare un messaggio di rientrare sempre con maggiore attenzione, sempre con maggiore ortodossia nel mondo della Confindustria, del quale facciamo parte. E come sapete, in Confindustria tutte le associazioni hanno il suffisso Asso, no? Come Asso Lombarda e così via le altre. E quindi per noi è un motivo di orgoglio, non dico chiudere, ma rilanciare dopo il lungo periodo dal 45 a ieri della gloriosa storia di Anci, una nuova fase di questa associazione sempre più viva, sempre più dialettica,
per essere presenti a livello internazionale e a livello nazionale. Certo, il nome è un po' meno fashionable a livello internazionale perché lo spelling è complesso, però il nostro senso è di comunicare sempre di più a livello nazionale e istituzionale con il nome Asso Calzaturifici, e The Micam sarà la sigla a livello internazionale per attrarre le imprese e i buyer verso le nostre attività. Dopo l'approvazione di questo nuovo statuto, che è stato approvato il 16 di aprile con la ridenominazione della società, associazione, ma anche poi di tutti quanti i meccanismi che regolamentano l'associazione stessa per renderla più snella, più adatta ai tempi moderni, anche più in linea con quelli che sono i regolamenti confindustriali, ci avviciniamo a un momento molto importante che è quello del 4 di giugno con l'Assemblea Nazionale, nella quale verranno eletti il nuovo presidente, i nuovi organismi, quindi quello allargato, il nostro Parlamento che si chiama la Giunta, e quello più ristretto di governo che è invece il Consiglio Direttivo. I saggi, o come si chiamano oggi, la commissione di designazione già attiva in questo periodo sul territorio, stanno raccogliendo candidature, idee, proposte, stimoli che vengono dai territori, perché Asso Calzaturifici è comunque un'associazione che è molto legata ai territori, molto legata ai distretti industriali, che esprimono i loro bisogni, i loro desiderata, che poi cerchiamo di trasformare in progetti. Quindi l'appuntamento per la nomina del nuovo presidente di Asso Calzaturifici, dei nuovi organismi che la governeranno nel futuro, è al 4 di giugno a Milano. L'assemblea è divisa in due parti, quella ovviamente aperta al pubblico e alla stampa, dove avremo due presenze molto importanti, una ribadendo ancora il ruolo di collegamento al mondo confindustriale, quindi con la Confindustria e il presidente Squinzi, e dall'altra parte non ci scordiamo che siamo moda, siamo glamour, e quindi avremo con noi anche Franca Sozzani, direttore di Vogue. Direi che sarà un momento importante per riflettere insieme sulle strategie del comparto moda calzature, ma anche riflettere molto sull'aspetto industriale grazie al presidente Squinzi, e poi avremo una parte dell'assemblea privata dove procederemo al rinnovo, dove gli imprenditori procederanno al rinnovo delle cariche associative a partire dal presidente.